Ciao a tutti e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi sono felice di presentarvi una nuova collaborazione diversa da tutte quelle che avete visto fino ad ora sul mio canale. Un mesetto fa mi ha contattato Anna dell'azienda Art Luna, un'azienda che si occupa della vendita di kit e accessori per il diamond painting, ovvero la pittura con diamante. Sicuramente molti avrete sentito parlare di questa tecnica che consiste nel realizzare un disegno tramite piccole tesserine colorate, che vanno applicate su una tela adesiva già disegnata. Come ho detto, Anna mi ha contattato ad agosto, agli inizi, e già dopo 10 giorni il pacco era a casa mia, ma io ho avuto modo di presentarvelo solo ora. Andando sul sito potrete scegliere tra tantissimi disegni e tipologie, oltre a scegliere anche la dimensione della tela. Si può addirittura avere un quadro del tutto personalizzato inviando una foto all'azienda. Un'ottima idea regalo, secondo me. Inoltre, vi informo che Art Luna ha messo a disposizione per tutti voi un buono sconto del 10% utilizzando il codice che vedete in sovrappressione. Ci tengo a dire che io non guadagno nulla dai vostri acquisti, ma questo è semplicemente uno sconto che ha messo a disposizione l'azienda per chi mi segue. Bene, andiamo a vedere il sito nel dettaglio. Scorrendo la pagina troviamo alcuni esempi. Qui in fondo c'è la possibilità di personalizzare il quadro con una nostra foto. Mentre sulla colonna di sinistra troviamo tutte le categorie disponibili e ogni categoria ha una sottocategoria. Come potete vedere sono davvero tantissime. Qui troviamo la descrizione e le modalità di reso e di rimborso. Mentre sulla destra c'è la possibilità di scegliere la grandezza della tela e la forma del diamante, quadrato o rotondo. Oltre alle tele troviamo anche una serie di accessori da utilizzare nella pittura col diamante, come questa penna che presenta una punta adesiva che ci servirà per accogliere ed applicare i diamantini sulla nostra tela. Bene, quindi quello era il sito, davvero molto facile e intuitivo. Ora direi di andare a spacchettare. Qui ho già tolto lo scotch e direi di andarlo ad aprire. Ok, quindi qua possiamo vedere già la tela e all'interno ci sono delle cose. Ora andremo mano a mano a tirare fuori. Partirei dalla tela. Allora, quindi questa è la tela che io ho scelto ed è grande 40 x 50 centimetri, quindi è molto grande e sicuramente mi ci vorrà un po' per finirla. Ok, eccola qui, penso di riuscire a inquadrarla più o meno tutta. Quindi qua troviamo questa leggenda con una piccola riproduzione del quadro che io ho scelto, che ora andremo poi a vedere che cos'è, a cosa corrisponde questa leggenda. Qui sotto, ecco qui, questa è la tela che, come vi dicevo prima, è adesiva. Ok, mettiamo da parte un secondo la tela, andiamo a vedere che cosa c'è all'interno di questo foglio. Allora, qui troviamo la stessa leggenda di prima che abbiamo, perché c'è anche sulla tela, ovviamente. Poi c'è questa confezione con tutti i diamantini e anche altri attrezzi che andiamo subito a vedere.
Allora, come vi avevo anticipato prima, si può scegliere la forma del diamantino, può essere o quadrato o rotondo. Io ho scelto la forma quadrata, ed eccoli qui. Quindi i primi numeri che troviamo sono i numeri dei sacchetti, che sono 30, e quindi uno corrisponde poi al sacchetto. Qua vediamo che c'è il numero 15 e corrisponde, eccolo qui, a questo simbolo. Ogni sacchetto ha un simbolo e questo serve per aiutarci a catalogare i vari sacchetti. Se noi non vogliamo lasciarli all'interno di queste bustine, possiamo metterli ad esempio all'interno di scatole tipo questa qui e magari sopra possiamo scriverci, appuntarci sia il simbolo che il numero di riferimento. Infatti qui vediamo che che il numero 2 ad esempio, il numero di riferimento è il 310 e il simbolo è un fiorellino. Quindi in questo caso sulla scatolina andremo a scrivere il numero 310 e faremo un fiorellino. Poi troviamo un altro kit sempre all'interno del pacchetto che andiamo subito a scartare. All'interno troviamo delle pinzette di precisione. Una penna appunto per prendere i diamanti, questo adesivo barra cera che servirà da utilizzare insieme alla penna per renderla adesiva e questo piccolo vassoietto per disporre i nostri diamantini in questo modo. Questo vassoio ha tutte delle piccole scanalature. Agitando in questo modo, i diamantini si andranno tutti ad allineare. Saranno già predisposti per essere presi con la penna. Quindi, in questo modo, andiamo a prelevare un pezzettino di questo adesivo e poi possiamo andare a prendere il nostro diamantino. La parte dietro con la scanalatura servirebbe per prelevare più di un diamantino. Poi andremo a fare questa prova. E infine all'interno del pacchetto c'era anche un'altra penna, ma Anna mi ha spiegato che questo è un omaggio e che non è compresa nel kit, della pittura col diamante. Ok, questa è la penna molto molto bella, all'interno ha tutti questi finti Swarovski praticamente. Anche qui abbiamo due punte e questa punta dovrebbe essere una punta già adesiva e quindi non ha bisogno dell'utilizzo di questa colla. E infatti viene preso il diamantino con molta facilità. Eccolo qui. Dall'altra parte troviamo un'altra punta che penso serva per sistemare e raddrizzare i diamanti che abbiamo messo accidentalmente storti. La pinzetta in dotazione penso che vada a sostituire questa punta, visto che la penna in dotazione non ce l'ha, e quindi in questo modo riusciremo a raddrizzare i diamantini messi male. Ma riusciamo anche a prenderli e a posizionarli direttamente con le pinzette. Quindi abbiamo varie alternative. E quindi ragazze, ecco qui, diciamo che una volta pronte andiamo a scoprire una piccola parte del disegno e iniziamo la nostra decorazione. Ma questo lo faremo in un prossimo video. Bene ragazzi, il video è finito, io vi aspetto in un prossimo video dove inizieremo a realizzare la nostra tela. E nulla, voglio ringraziare tantissimo Anna e l'azienda Artluna per avermi dato la possibilità di provare gratuitamente questo prodotto. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!